La polizia dell'Ohio avvia un'inchiesta per chiarire circostanze ed eventuali responsabilità per l'uccisione di Harambe, raro esemplare di gorilla abbattuto dopo che un bambino di 3 anni era accidentalmente caduto nella gabbia del primate allo zoo di Cincinnati. L'episodio ha calamitato in modo eccezionale l'attenzione del pubblico ed innescato le polemiche. Come sia potuto arrivare ad un tale incidente? Michael Budkey è il responsabile dell'Associazione per la difesa degli animali Stop Animal Exploitation Now. È ovvio che un adulto, dice, ben equipaggiato, può scavalcare qualunque tipo di barriera, ma qui parliamo di un bimbo di 3-4 anni, non di qualcuno che arriva con materiale d'arrampicata. E non sembra che sia stato così difficile per lui oltrepassare la recinzione. Quindi mi dica, se ci riesce un bimbo, le pare che sia una barriera sicura? La direzione si difende spiegando che la situazione era troppo delicata per accettare il rischio e la decisione di sparare è stata presa nell'arco di pochi minuti, ma è stata una buona decisione? Una decisione giusta oltre ogni ragionevole dubbio, secondo Jack Hanna, esperto di fauna selvatica. Il gorilla sta lì davanti a qualcosa che gli è caduto dal cielo, attorno a lui gente che grida, si agita, si chiede cosa succede. I genitori sono disperati, ma sicuro che non potete immaginare cosa possa accadere in natura tra animali del genere. Non auguro a nessuno di vedere quel che sarebbe potuto succedere se non avessero sparato. Ma la reazione dei responsabili dello zoo è criticata anche su questo punto. Se il pubblico fosse stato allontanato e i veterinari che il gorilla vede quotidianamente fossero entrati nella gabbia, si sarebbe messo al sicuro il bambino senza dover abbattere il gorilla.